Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono The Lumber Gamer e oggi siamo tornati su Edith Finch. Allora, nello scorso episodio eravamo rimasti qui e poi ho notato anche che noi siamo alla base delle scale per andare in una soffitta a quanto pare, quindi ancora ci sarà molta strada da fare. E siamo all'interno di sembrerebbe un contenitore di vini. Wow. Ok, quindi praticamente abbiamo aperto una scorciatoia. E perché mi fa interagire con questo quadro? Odin built the original house. Ah, quindi Odin è il padre di Edi. Lui è Odin. A quanto pare lui ha costruito la casa originale, mentre credo che Sven abbia costruito questa casa. E più che altro, che è Ingeborg? Negli altri episodi non l'avevo nemmeno notato, ma c'è qualcuno che si chiama Ingeborg. Comunque, mi sa che stiamo per entrare nella stanza di Barbara. Barbara Finch. Ok, a quanto pare era famosa, dato che è in una rivista. Vediamo che cosa possiamo trovare qui dentro. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. A quanto pare ha fatto parte in qualche film. Un film sul Bigfoot, anche vinto dei premi a quanto pare. Cosa c'è scritto? È un po' difficile da leggere così direttamente nel gioco. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Perché? Cosa è successo? Buon compleanno, Barbara. È morta durante il suo compleanno? Ah, fumava, non si fa, Barbara, non si fa. Cosa devo fare? Ah, un altro necrologio. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Perché? Oh, Madonna. Oh, Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. Bene, a quanto pare la storia di Barbara in un fumetto. Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Quindi effettivamente non li convinceva più. Her biggest fan and current boyfriend. In che senso serve la giusta motivazione? Demonstrate when. Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Walter. Her convention comeback was canceled. Cosa è Okay, I'm successo? hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I Stavo try facendo tipo dei again? provini Jack, per we rifare have lo some stesso terrorists at urlo. Yorkers Island tonight. Police are urging residents to. That came from the basement. You're right. So, Also, I dei loved banditi your scream. sono arrivati a casa Why is your loro? basement door locked? Because my dad likes making puzzles in secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and Così winding. possiamo andare nello Until the key scantinato. pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on Quindi questa qui è la cue. vera storia di come è morta Barbara. Mi She sa. reached for the music box. Devo interagire io? Wow! She wound the key. She listened for Rick, but the house was silent. Mi sa. Oh, mi devo muovere io. È sangue quello, ho paura, ho paura.
Ho molta paura. No. No, vabbè, credo che Rick stia progettando tutto per farci spaventare. In modo da farci fare l'urlo, dato che ha detto che voleva darci una motivazione. Madonna, perché siamo finiti in Wendy and the Ink Machine? Ok. Quelle statue non sono di sicuro più rassicuranti. Cosa devo fare qui? Siamo nel... dentro al frigo. Lo devo aprire io? No, per favore. Ah, nemmeno si è spaventata, Barba. To scare you to help you find your screen. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you Bene. Threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the Late Late Picture Show. Mi sa che non è finita ancora. Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick. Ma sbrigati, e poi hanno detto che ci sono degli assassini, ladri, quel che è in giro per casa e tu fai soltanto questo. Oddio. Fatto spaventare tantissimo. Ho ancora la stampella, quindi dovrò picchiare ancora qualcos'altro. Probabilmente mio fratello. Ok. Perché questo gioco è improvvisamente diventato un horror? Questa qui è la stanza di Walter, quella piena di oggetti che riguardavano l'acqua. Orcas Island Police described the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Allora, Barbara è stata assassinata. Saw the hookman and was speechless. He was quite smashing. Mi sta tenendo questa storia con il fiato sospeso. E dov'è Walter, però? Ah, l'ho capito dal fumetto sotto, devo andare per di qua. Adesso usciamo dalla stanza di Molly e lo accoppiamo alle spalle, giusto? Boh. Quindi? He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Adesso scendiamo e c'è Walter morto. Non gli potevi tipo saltare addosso così era morto definitivamente. Ho paura. Non è più lì, vero? Mi sta aspettando dietro l'angolo. Non tenermi lo sguardo attaccato alle cose. No. Mi sta aspettando dietro qualche angolo, mi sa. Ho paura. From inside the house. Oh dear. Nemmeno urla. Veramente. L'hanno fatta cagare addosso e poi... Monsters they were,
when she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her in what sense? Breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but... Però non sto parlando niente perché... The police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Madonna. Abbastanza inquietante. Quindi in realtà forse quella storia è in parte veritiera. Mi sa che effettivamente l'assassino c'era veramente in casa Finch, ha ucciso veramente Barbara. O almeno credo che sia così. Sì, mi sa di sì. Comunque, ho capito una cosa, che questi... Il dipinto che stava facendo Eddie sopra di nostro fratello Lewis era perché era morto, quindi niente. E qua cosa posso fare? Un altro passaggio... Ah no, da qua siamo arrivati. In questa casa ci sono passaggi segreti ovunque. Ah, per questo sua madre non voleva. Perché per colpa di quel Carillon è morta Barbara. The first thing they always want to know about is Barbara. Perché era la più famosa, ovviamente. Però il fatto è che questa casa è in mezzo a un'isola, come facevano a procurarsi cibo? Ecco. A meno che effettivamente non è in mezzo a un'isola ed è collegata con altri posti, ma non so. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Più che altro, perché se ne sono andati così in fretta? She never stopped believing that my brother Milton was alive. È sparito nel 2010. Magari in realtà è veramente ancora vivo. Magari ci faranno un altro gioco. Perché la casa è diventata così buia? Ho paura adesso. Quindi adesso possiamo prendere la chiave del Carillon. Ho capito. Quanti giri dovevo fare? Comunque questa storia finora mi ha sempre tenuto con il fiato alla spesa, è troppo bella. Vediamo che cosa possiamo trovare qui sotto. Allora, qui Barbara aveva trovato le due statue che non ci sono più. E poi c'erano pure un biliardo, avevano di tutto in questa casa. Come facevano a non annoiarsi? I saw Edie sneak down to the basement once. Carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. Dei regali. Troveremo dei... No, vabbè. Tra il fatto... Ma la luce funziona. C'è un generatore, perché dal rumore che sento di sottofondo sembra. Oltre al fatto che è un buio enorme, non si vede niente praticamente. Come fanno per ora a funzionare le luci? C'è un generatore? Walter dopo la morte se ne andò? Quindi in realtà Walter era venuto qui a nascondersi dopo la morte di Barbara? Non so. Controllo tutto, ovviamente. Ah, Walter. Un'altra storia, mi sa.
Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. 30 anni! Si è nascosto qui dentro per 30 anni! On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Aspetta, nel 1968. Lui è morto nel 2005. Cioè, si è nascosto veramente qui dentro per tutto questo tempo. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Più che altro perché si è nascosto qui dentro, tanto perché è morto sua sorella. Living for today. I always expected to be dead tomorrow. Cos'è questa storia che ogni volta devo... Più che altro perché sta tremando in continuazione tutto? 1976? Sbaglio, sono passati un po' di giorni. Perché non tornava da loro? Chissà quando hanno scoperto questo posto effettivamente. Che non l'hanno ritrovato morto. Poi dove lo trovava il cibo? Lo andava a rubare quando nessuno era in casa? 2005. Quindi non ci sono più i colpi, credo terremoto fosse. Maybe you got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being. O forse soltanto diventato pazzo e credeva che tutto tremava, in realtà non succedeva niente. It's been a week now, the longest in 30 years. Perché? Cosa è successo? I'm done waiting. Cosa vuole fare? Vuole... Well, I still can. Oltre al fatto che era già vecchio, un attimo, non posso tornare indietro? No, non mi ci fa tornare. È rimasto nascosto per 30 anni, più che altro perché? Non ce n'era motivo. Oltre al fatto che l'ha costruito lui questo posto, o già c'era e nessuno sapeva che esisteva, tranne lui. I know it's out there, somewhere. Chi? Nostra madre, cioè la madre di Walter. Qualunque cosa abbia... Ah, ancora pensavo a Barbara e Molly. Aspetta. Allora, Kelvin sappiamo che è morto volando giù dalla scogliera, ma forse Molly è anche stata uccisa? Forse anche Molly è stata assassinata come Barbara. Sta spaccando il muro, credo, per uscire dalla ca... C'è una ferrovia. Hai mangiato scatolette di, credo, pesche per tutto questo tempo? No! È morto preso sotto da un treno! Ma sta famiglia... Che cosa è successo a questa famiglia? Per questo non voleva che venivo mai nello scantinato. Perché sennò avrei scoperto che... Che fine aveva fatto Walter. Comunque ragazzi, quello là è la stampella di Rick. Comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi.